Jim, rimani concentrato. È pericoloso lavoro. Guida lentamente e lasciami gestire eventuali problemi. Perché non l'ho impedito? Una cosa del genere non era prevedibile, Jim. Invece dovevo immaginarlo, come padre e come poliziotto. Mi è successo tutto sotto il naso. Qua davanti abbiamo compagnia. Chi sono? Miliziano, ci penso. Inseguitori, è il cavaliere di Arkham che parla. La vostra priorità è catturare il commissario Gordon. Ripeto, la priorità è catturare il commissario Gordon. Lo voglio vivo. Non fatevi fermare da nulla. Fallo fuori. Per sempre. Batman, ma dove sei? Fuoco, fuoco! Queste auto non reggono. Bene, un Gordon in meno di cui preoccuparci. Almeno non dovrei dirgli la verità su Barbara. Inseguitori, è il cavaliere di Arkham che parla. La vostra priorità è catturare il commissario Gordon. Ripeto, la priorità è catturare il commissario Gordon. Lo voglio vivo. Fatevi fermare da nulla! Colpito! Figlio di puttana! Forza! Bersaglio! Quei bastardi vogliono buttarmi fuori strada! Pericoloso, Jim. Entra nella Batmobile. Andremo alla torre dell'orologio. Tu portaci là tutti interi, Batman. Non abbiamo più tempo. Di andare alla torre, vorrà sentire l'analisi delle forze del cavaliere di Arkham che aveva richiesto. Cosa hai scoperto, Alfred? Ho impostato il Batcomputer per analizzare la presenza di miliziani sulle tre isole e fornirle una rappresentazione in tempo reale delle forze d'occupazione in ogni zona.
Come può vedere, Miagani Island è densamente occupata, con numerosi droni terrestri a presidiare le strade. Founders Island è la roccaforte dei miliziani, protetta da radar a lunga portata e un lanciamissili. Le consiglio di non avvicinarsi con la Batmobile per il momento. I droni rimasti su Bleak Island sono stati messi a protezione della torre dell'orologio, quindi si prepari a una resistenza notevole. Grazie, Alfred. Mi dirigo subito lì. Sergente! Sì, signore. La squadra di recupero è andata. Comanda tu i droni alla torre dell'orologio. Arriva. Passo il controllo manuale. Lo fermerò, signore. Ma è quello che... Jim, la torre dell'orologio è circondata. Sgombrerò l'area e ti farò sapere quando sarà sicuro entrare. Della milizia alla torre dell'orologio, Jim. Rimani nella Batmobile. Ti faccio sapere quando l'area è sicura. Non rimarrò seduto qui mentre vai a prendere quei bastardi. Invece sì, Jim. Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare. Sarò da te un minuto dopo aver finito. Un secondo. Il nostro esercito è addestrato, è disciplinato, leale. Gli manca la codardia su cui conti di far leva, Batman. Unità torre dell'orologio! Batman sa che abbiamo la sua alleata e sta venendo da voi! Respingetelo! Potete farcela, uomini. Ora vi dirò come. Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Ha eliminato il nostro blindato. Oddio, ma dov'è? Non so, non vedo il suo maledetto blindato. Forse ci sta guardando proprio ora. È solo uno, non è un problema. Guarda che ha appena eliminato un'unità blindata. Rilassati, i blindati l'avranno già fatto fuori. Dico bene, e poi saranno tornati alla base. Se avessero eliminato Batman, non credi che l'avrebbero detto? Se mette va? Davvero male. Sono certo che è lassù che ci studia. Controllati. Parli come se avessi sniffato la tossina dello spaventapasseri. Nessun segno di Batman. Nah, forse l'ha ucciso un blindato. Speriamo bene. Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Una sola volta. Per me basta e avanza. È messo male come dicono. Quei
perdendo tempo, il pipistrello non c'è. Il capo dice che verrà a cercare la figlia di Gordon. Ci sono i blindati a pattugliare l'area, non li passerà mai. Quando si farà vivo, dobbiamo essere pronti. Esita un istante e finirai dritto al tappeto. Il cavaliere ci ha addestrati bene. Sono pronto. Bene, ora resta in guardia. Sta arrivando. Vedrai, non si farà vivo. 50 verdoni che lassù da qualche parte. Non ci credo. L'avremo visto. Ha eliminato un uomo, non significa nulla. È ancora in inferiorità. Tom,
sono sicuro che con te. Se ne sarà andato? Io dico di sì. Sta aspettando un'altra occasione. Non dategliela. Hai sentito? Sappiamo come combatterti, Batman. Via! Sei stato lento, Alice. Crane ha quasi fatto esplodere la bomba. Mi aspettavo di meglio. A rapporto, dove siete? Via libera qua giù! Ok, copriamoci le spalle. Quel bastardo non ci avrà. Sarà solo l'inizio. Preparati, Batman. Questa notte sarà molto lunga. Secondo te è scappato? Non ci conterei, è là fuori da qualche parte. Beh, se si fa rivedere gli faccio saltare il cervello. Area sicura. Vediamoci nella torre dell'orologio. Notevole. Ma i tuoi trucchi ti annoiano in fretta, Batman. Colin, sei di nuovo tu? Dolce Gramma! Ah!
Aspetta a svenire, non ancora. Andiamo. Fai vedere quanto vali. Aspetta che torni a casa tuo padre. Sarà furibondo per tutto questo macello. C'è nulla come un gran bel tuffo nel passato, eh, Batman? E ora un posto in prima fila al grande evento. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane piacente maniaco gli paralizza la figlia. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe, voglio dire. Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. Piuttosto bene, tutto sommato. Certo, io non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose si faranno interessanti, Batman. Devo scoprire cosa è successo a Barbara. Si sono coperti disattivando la videosorveglianza della torre dell'orologio. Se penetrassi la videosorveglianza municipale, poi potrai monitorare tutti gli accessi all'edificio. Thank you.
Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. Concentrati. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come. No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Non mi piace. Devo scoprire chi ha rapito Barbara e come la stanno trasportando. Quello è il cavaliere di Arkham, a Barbara. Devo confermare in quale auto la tengono. Là, ecco il mezzo con cui hanno portato via Barbara. Gli pneumatici sono Hammertech D60. Programmerò la Batmobile affinché rilevi il disegno del battistrada. Mi condurrà da loro. Adesso che ci penso, come sapeva Crane di dover cercare la tua assistente informatica? Quando le ho sparato non avevo idea che lavorasse per te. È stata fortuna. Davvero? Io miravo alla sua testa? Oh, se solo avessi avuto una videocamera quando ho steso Barbara col mio sciame! Il vecchio Jim ha dovuto accontentarsi delle foto. Del blindato mi condurranno da Barbara. Posso usare lo scanner della Batmobile per seguirle. Del cavaliere di Arkham. Anch'io, signorino Bruce. Presumo abbia scelto quel titolo per un motivo. Da dove suggerisce di iniziare? Arkham City. Consulta i file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange. E Alfred? Sir? Sapevano di Barbara. Attiva i protocolli di sicurezza della Batcaverna. Non abbassare la guardia. Alfred, la milizia ha schierato un dispositivo. Ha scavato a fondo nella strada. Sì, lo vedo.
dispiegano dispositivi simili in tutta la città. Indago subito. Una bomba, Alfred, ed è molto corazzata. Oh, cielo! In tal caso, sir, non sarebbe prudente allontanarsi un tantino? Creerò un collegamento remoto con il Bat Computer e la colpirò con tutti i virus che ho. Concluso l'hacking, ne esporrò il nucleo e la disinnescherò con un'esplosione controllata. Bene, sir. Però l'avviso che la milizia ha già schierato un plotone di blindati a controllo remoto per fermarla. Impossibile. Sir, il caricamento del virus ha reso instabile il dispositivo. Se si allontana troppo e perde la connessione, raderà al suolo tutto nel raggio di 10 isolati. Sta cercando di disinnescare il dispositivo come previsto. Abbiamo dispiegato i droni come richiesto. Sergente, attiviamo quelle bombe sulle nostre deterrente. Concordo, lo inchiuderò sul posto. Rattler colpito, ma ancora operativo! Della bomba è esposta. Terricello elettrico. Non posso uscire. La bomba potrebbe esplodere. Dovrei seguire la pista del cavaliere di Arkham. Pista del cavaliere porta a Miagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Non posso, sir. Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Analizzando il traffico di rete, si direbbe tutto reindirizzato verso Grand Avenue Station. Allora è lì che saranno. Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso. Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sia prudente.
Miagani Island brulica di droni e truppe della milizia. Dimentichi che c'è una cosa che li accomuna tutti. Qualcosa che odiano più di quanto si odino a vicenda. Batman. Esatto. Metteranno da parte i disaccordi se questo permetterà loro di eliminare quel pazzo una volta per tutte. Ascoltatemi, patrulliamo i punti, ma Batman troverà una soluzione. State allerta, sorvegliate il cielo. Hai perso, cavaliere oscuro, il tuo dominio su Gotham, il tuo lungo regno di paura. Ora è tutto mio. La stazione pullula dei miliziani del cavaliere di Arkham. Devo neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per inserirsi nella rete dei trasporti. Con un taser. Bene, ci sarà utile. Vedi che verrà? So che verrà. Il cavaliere di Arkham ha rapito un suo amico. Abbiamo il drone, non ci coglierà alla sprovvista. Sarà meglio di no. Se Batman accede a quel terminale, non so cosa ci faranno Craig e il cavaliere di Arkham. Allora, cosa è successo? L'impianto chimico è saltato in aria, ma non vedo enormi nubi di gas. Batman, ecco cos'è successo. È entrato, ha fatto a pezzi tre unità, ha quasi catturato lo spaventapasseri e ha impedito l'esplosione. Allora, è forte come diceva il cavaliere di Arkham? Sì, lo è. Tieni il drone sempre in movimento. Credo. Oddio, ma dov'è?
voglio dire, qui nulla. Andrà tutto bene se stiamo uniti e collaboriamo. Continuate a cercare, la postazione va difesa. Se perdiamo i ponti, lo spaventapasseri ci ucciderà. Non se ci uccide prima il cavaliere. Meno due, non lasciate che vi divida. Tenete gli occhi aperti e attrezzatevi attacchi dall'alto e dal basso. È veloce. Gli uomini del Cavaliere di Arkham sono sistemati. Posso usare il loro terminale per abbassare i ponti. Questo non è il lavoro di Barbara? Oh, già, mi divertivo così tanto che mi sono scordato. Non crederai mica che il vecchio Jim ti perdonerà se la salverai, vero? È uno che serba rancore. Lo so bene.
Alfred, ho riattivato i comandi del ponte. Magnifico! Sto riavviando Aurora alla rete. Lascia perdere, Crane. È il momento di affrontare la tua vera nemesi, Batman. Cielo, è davvero chi penso io? Nigma. Contattami quando sei pronto con il ponte. Risolvi questo. Cosa ci fa? In un orfanotrofio abbandonato. Eddie, tesoro, mi hai confuso con Robin. Io e il ragazzone non siamo così amici. Oh, io lo so! È per via di quanto accadrà la sua amichetta Virginia se non arrivando in tempo. Sconvolto, sbalordito. Non te l'aspettavi, vero? È perché non puoi competere con me, Edward Engelman, l'enigmista, nonché il tuo dominatore intellettuale. Credevi che avrei dimenticato il nostro ultimo incontro, Batman. Mi hai umiliato. So che questa volta ti batterai ed è assolutamente impossibile. Non puoi farcela, ho già vinto. Irriderò i tuoi tentativi di risolvere i miei enigmi. Mi ergerò vittorioso sul tuo cadavere insanguinato. E mentre la luce fiocca si estinguerà nella tua solida mente, il tuo ultimo dilemma sarà come un fatto a Batman. Vieni all'orfanotrofio, detective, o lei morirà. Sentito. E io ad Arkham City in cielo. L'enigmista a Catwoman, dimmi perché. Non so nulla, lo giuro. L'ho solo legata e l'ho lasciata all'interno. Che cosa hai in mente, Enigma? Non ne ho idea.
L'ho solo portata qui e ho nascosto alcuni di quei trofei in giro. Tutto qua. Devi certo. Credermi. Hai visto la faccia di quel poliziotto quando ha girato l'angolo e ci ha visti? Deve essere corso fino al commissariato. Batman, è meglio che sia tu e che abbia anche una scusa pronta. Non ti muovere. Stai bene? Benissimo. Quale ragazza non sogna di fare da esca per il suo prode cavaliere oscuro? Ce ne andiamo. Beh, tu forse, ma io no. Ah, entrambi i concorrenti sono qui, finalmente. Stasera, gente, avremo enigmi a bizzeffe. Ma prima devo presentare i miei splendidi assistenti. Ah, sono stufo di dipendere da quelle poche e pessime larve che riesco a scrostare dall'agghiacciante e desolato ventre molle di Gotham. Perché affidarsi agli altri quando puoi postulare, pianificare, progettare e produrre tutto da solo? Tutto da solo. Ma molte grazie. Ma che coppia siete? Insieme a... Non estraniarti. Intelligenza per sopravvivere. Goditela finché dura, cavaliere oscuro. Ho in serbo per te qualcosa di più di una rissa. Non sarà sempre così. Vedi, Batman, questo infimo e infido felino inferocito ha un collare nuovo di zecca. Per ogni sfida che completi, riceverai una piccola chiave. Se tutte le chiavi raccogli, il collare le togli. Se provi a fregarmi tu, la gattina farà boom! Non stare l'impalato, Batman. Prendi quella tua spider a razzo e corri subito allo scalo ferroviario di Coldron. La mia prima prova ti attende. Tornerò a prenderti. Resta qui. Ho addosso una bomba, Batman. Certo che resto qui. Va a prendere le chiavi. Non è da te farti catturare. Era un agguato? Una soffiata? Una trappola? Mi ha invitata. Cosa? Parlava di un lavoro. Un lavoro? Del genere furto acrobatico. Sono piuttosto portata, ricordi? Sai, non tutti vagano sui tetti di notte per aiutare gli altri, caro il mio meditabondo Boy Scout. Ora, dov'è la mia chiave?
risolvi questo. Quando è che una porta non va da nessuna parte? Quando tenti di aprirla troppo presto. Troppo presto. Che cosa aspetti? Devo forse sfoderare gli artigli? Non farmi aspettare. Sir, ho ripreso il controllo dei ponti. Ottimo lavoro. Ti contatterò quando sarò in posizione sul Mercy Bridge. Batman, vecchio mio, questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Salverai l'amica incompetente che si è fatta rapire oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire? Io andrei a vedere l'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che si è dato molto da fare. E poi, vale la pena di salvare Barbara? Per metà l'ho già uccisa io. Dirigo al Mercy Bridge per seguire il veicolo del Cavaliere di Arkham. La salvezza di Miss Gordon sta a cuore a tutti noi, sir. Buona fortuna.